Gelmini, le brossure che sono scritte un po' a livello teorico, voglio sapere dal vostro, stile di vita occidentali e salari cinesi per gli ingegneri. Che cosa ci avreste messo voi nella manovra in maniera, diciamo, come punto forte? Beh, sicuramente non avremmo aumentato le spese correnti a scapito degli investimenti. Questa distribuzione di mance è insopportabile ed è un qualcosa di legato al referendum, perché la verità l'ha scritta Maurizio Belpietro in un editoriale della settimana scorsa, dove diceva: Renzi, pur di vincere il referendum, è pronto a scassare i conti dello Stato. Siamo vicino veramente ad una situazione di grande difficoltà per l'Italia. Sì. Qui si continua a parlare di tante chiacchiere, ma alla fine ci sono 5 milioni di italiani che sono sotto la soglia di povertà, e la condizione di quel ragazzo era ben rappresentata nei cartelli che dicevano: da un lato la scuola è di tutti, e dall'altra facevano riferimento alle competenze della provincia. Ebbene, secondo la riforma Delrio, le province dovevano essere abolite ancora da un anno fa. La settimana scorsa siamo andati a votare per le province che hanno cambiato solo nome, sono diventate città metropolitana, enti di area vasta, con il risultato che istituzionalmente esistono ancora, ma le risorse sono state completamente tagliate. Non si capisce chi fa che cosa, dove sono finite le competenze, per esempio in materia di edilizia scolastica, e quindi la situazione è assolutamente confusa, volta alla raccolta di un consenso facile, ma senza una impostazione che faccia fare all'Italia qualche passo avanti. Vede, noi ci siamo sempre battuti come Forza Italia in Europa per una maggiore flessibilità, ma il problema è che quando chiedi maggiore flessibilità, poi quelle risorse devi, come diceva anche Scotto, investirle in provvedimenti che siano strutturali. Per noi sarebbe stato fondamentale tagliare il cuneo fiscale, che vuol dire una cosa molto semplice: lasciare ai lavoratori qualche soldo in più in busta paga e fare in modo che all'imprenditore quel posto di lavoro costi un pochino meno. Certo. Questa sarebbe stata una misura assolutamente fondamentale per riprendere l'economia. Sì. Faccio un'ultima battuta sull'industria 4.0. Io ho ascoltato in commissione attività produttive il ministro Calenda. Sicuramente Industria 4.0 rappresenta un'opportunità. Mi è piaciuto il collegamento con i politecnici, quindi con il mondo dell'università e della ricerca, ma rischia di essere, come diceva il rettore, una misura teorica se poi i dati fondamentali dell'economia registrano degli zero, cioè zero crescita, zero occupazione e una situazione di sostanziale deflazione che le misure di Renzi non riescono ad invertire. Sì. Quindi credo che dobbiamo stare veramente aderenti alla realtà e mi auguro, siccome di soldi buttati Renzi, come dire, questo errore lo ha fatto molto spesso, mi auguro che nella legge di stabilità ci sia veramente un piano contro le povertà, ci sia veramente un piano per la famiglia, che è il primo ammortizzatore sociale in questo paese. Ecco, a proposito... Serve il bonus bebè, ma servono interventi per la natalità, servono interventi per le persone disabili. Ecco, sì. Mi auguro di non leggerle solo sul giornale queste misure, ma di vederle finanziate nero su bianco, adeguatamente nella legge di stabilità. Torno da...